Buonasera, buon pomeriggio, perché le giornate si sono allungate, è arrivata finalmente l'estate, anche meteorologicamente, e un po' in tutta Italia, nel centro-nord Italia, dove la De Sciles allunga i suoi tentacoli con le sue varie radio TV web, e quindi siamo un po' il centro-nord Italia è tutto accaldato e cominciano anche le ferie. Io sono in ferie, ma sto lavorando in casa, quindi non è che sia un granché. E quindi devo certificare anche che è più di un anno che faccio trasmissioni con Radio Science. Ne sono contento. Dal 22 sono andato a vedere la prima trasmissione del 22 maggio del 2017. Scusate, qualche volta che per problemi tecnici o altro, o per qualche ospite che non c'era, non mi ha risposto, l'ho dovuto saltare, però insomma è già un po' che ci si conosce, anche se non arrivano delle mail o delle opinioni su Facebook, che mi farebbe piacere. Però spero che siate tanti all'ascolto e che questa trasmissione di che cosa stiamo parlando, condotta da Miro Cortini, sia di vostro gradimento. È una trasmissione un po' particolare la mia, perché ogni volta cambio argomento, mi sono preso proprio questa licenza poetica, già con il titolo di che cosa stiamo parlando, ogni volta si cambia argomento, e qualche volta lo accenno, il precedente per il successivo, qualche volta no. Ecco, questa volta qui ho pensato di raccontare una storia che mi riguarda, però cercherò di raccontarla in terza persona, perché per renderla più meno narcisistica, insomma, ecco. Perché purtroppo è una situazione che è avvenuta anni fa, quando io ero un ragazzo, nel periodo dell'adolescenza, e che forse ha toccato altre persone come me, anzi, sicuramente, almeno nella mia esperienza, sicuramente, ma il periodo storico, adesso si sta parlando tanto anche. È parlato tanto del 78, del delitto Moro, e quindi gli anni di piombo. Io lì ero appena maggiorenne, ma tutti gli anni 70 sono stati appunto anni pesanti dal punto di vista dei conflitti politici. È anche il cinquantenario del 68, ma io quello non l'ho vissuto, ero un ragazzino, ero un bambino praticamente, avevo 8 anni, 9 anni, e quindi di questo. Però insomma, si sta parlando tanto di questi anni qua, soprattutto appunto del delitto Moro. Ecco, prima la preparazione di quello che è stato la cosa atroce che è successa, l'uccisione della scorta di Moro, che poi ha aperto un capitolo molto, già aveva avuto dei precedenti sanguinosi e gravi, e da lì poi sono anche ulteriormente peggiorate le cose dal punto di vista del conflitto politico, di contrapposizione, guerriglia in Italia. Non diamo giudizi, non prendiamo parte né dell'una né dell'altra, ma molte volte appunto parlare di un'esperienza personale può essere più illuminante di tanti discorsi approfonditi. E io vi voglio parlare dell'esperienza personale che ho fatto, che ho subito, e come me tanti altri
adolescenti in quel periodo. Parliamo del 1975, è un anno abbastanza particolare anche a livello politico, sono successe tante cose, la sinistra che si è alleata con, ha avuto i voti, non mi ricordo se erano le europee o le politiche della sinistra extraparlamentare, di questo si parlava, e c'è stato un successo, ed era la preparazione poi di quello che poi doveva diventare il compromesso storico, che non è avvenuto per motivi che ora risultano abbastanza chiari, purtroppo. Parliamo quindi della storia di Paolo. Paolo è un ragazzino che, come tanti, frequenta l'oratorio e fa l'esperienza dello scautismo. Si è tanto scherzato, ironizzato su l'esperienza da Boy Scout di Matteo Renzi, e vabbè, non sto qui a dire su di lui, non mi interessa, però quell'esperienza lì è un'esperienza che a me ha formato molto. L'unico problema mio con quell'esperienza era l'aspetto liturgico, religioso, dove andare a messa, ma per il resto mi ha trasmesso molte cose positive, ma anche un ambiente, e mi ha dato amici, voglia di aspettavo il sabato e la domenica per il sabato pomeriggio c'erano alcuni incontri, si trovava, e la domenica in cui si andava anche a fare le gite all'aperto, soprattutto, ecco, questo il rapporto con la natura io l'ho scoperto tramite lo scautismo, e per me è stato veramente importante. Mi ha dato anche strumenti di gestione del rapporto con la natura, perché per esempio in un campo scout Paolo viene lasciato, come tutti, a rotazione in un campo scout nelle nostre colline dell'Appennino Emiliano-Romagnolo, viene portato in un posto praticamente bendato, comunque non vede dove va, viene lasciato lì di sera, notte fonda, con una bussola e una torcia, e deve ritornare al campo base. E insomma, un'esperienza non banale, insomma, perché significava saper usare la bussola e significava soprattutto avere a che fare con la paura della natura, i suoni, il rumore degli animali, il buio, i sentieri, riconoscere i sentieri, le segnalazioni. Insomma, sono quelle esperienze che tutti i popoli, fra l'altro, si ritrovano questo tipo di cose, cioè esperienze di iniziazione, insomma, sono delle esperienze di iniziazione per un ragazzino di io avevo 13 anni, dove si deve mettere alla prova con se stesso, insomma, con le proprie paure. Ovviamente la cosa non era controllata, c'erano gli adulti, i volontari, i capi scout che erano comunque attorno in silenzio per vedere se che cosa succedeva, cioè se il ragazzino si bloccava e non trovava più la strada, era disperato, e chiedeva aiuto, veniva aiutato. Però insomma, ecco, questa esperienza qui, un'altra esperienza
a turno in un campo scout una notte a guardare le stelle e l'ispirazione che ti può dare il rapporto con l'infinito. Ecco, due cose semplici vi ho raccontato, che però per me hanno significato molto. Quindi quella notte lì si doveva scrivere qualcosa, e forse lì ho iniziato anche a mettere insieme alcuni pensieri, che poi insomma è diventato anche un po' la passione per la scrittura, ed è nata lì, guardando le stelle in una notte nelle nostre colline, davanti a un fuoco, da solo con altre persone che però non partecipavano alla tua esperienza, che era tua. E insomma, sono cose che possono dare, insomma, per Paolo era il gruppo scout era tante cose, era amicizia, era allegria, era imparare a fare cose. Nei gruppi scout ci sono le specialità, cioè uno deve essere capace di cucinare, di andare a far legna. Un'altra esperienza abbastanza cruenta, che forse non faranno più, una volta ci siamo trovati che eravamo da soli, il mio gruppo, la squadriglia si chiamava, eravamo sei persone, io ero capo squadriglia, ci dovevamo arrangiare con il mangiare, ci diedero un pollo e dovevamo fare qualcosa con questo pollo, dovevamo ucciderlo e spennarlo e poi cucinarlo. E quell'esperienza lì, anche quella, il rapporto con di violenza sull'animale, perché questo è, però non avevamo altro, altrimenti rimanevamo a vuoto. Quindi anche questo è stata un'esperienza, con la morte anche, no? Cioè, dire, cose non banali, insomma, non banali, che mi hanno segnato e che mi hanno formato una parte del mio carattere. Ecco, cosa accade? Accade che quegli anni lì, appunto, questo gruppo scout, che eravamo tanti, eravamo una cinquantina di persone circa, con i capi scout, c'erano già le guide erano le girls, le ragazze, quindi già quell'età lì gli ormoni si muovevano, e quindi c'erano innamoramenti, c'era tutto un universo per Paolo attorno all'idea scout. E tutto d'un tratto succede che viene comunicato non era un prete, no, era un frate, quello che gestiva la parrocchia, che il gruppo scout sarebbe stato chiuso. E per noi fu una molto, molto dura, molto, molto forte. Motivi a noi ragazzini non furono detti esattamente, però erano motivi di tipo politico, prettamente politico. Alcuni dei nostri capi scout adulti, insomma, cittadini come lavoratori, erano gente che faceva o l'università o che già lavorava, avevano le proprie idee, e alcune erano di centrosinistra o di sinistra comunque. E questa cosa qui fu il pretesto per il vescovo della diocesi, perché per chiudere appunto questo gruppo, che tendeva troppo a sinistra, e con la situazione politica così conflittuale che c'era, doveva essere sostituito con un gruppo emergente, che era il gruppo di Don Giussani,
di Comune della Liberazione, chi voleva rimanere rimaneva lì, altrimenti insomma, comunque tutto quello che era stato costruito, gli acquisti, le tende, l'attrezzatura, tutto è andato un po' tutto così disperso. Ci sono stati dei contrasti ovviamente tra gli adulti, non noi, noi eravamo ragazzini, però a me questa cosa, a Paolo questa cosa è stato un trauma forte, e adesso richiamo l'amico Rosario, mettiamo un brano e vediamo come va a finire questa, la storia di Paolo adolescente. Hai ragione, perché sono curioso proprio di sapere come va a finire questa storia di Paolo, per sì. semplice motivo perché insomma mi sono fatto del trauma, c'è qualche cosa insomma, che ha subito Paolo, però insomma io lo scautismo l'ho sempre visto come paramilitare, no? Personalmente una cosa paramilitare, però tu mi stai raccontando una cosa molto diversa di quello che sì, stai raccontando, la storia di questo Paolo, addirittura poi che viene insomma che viene chiuso anche perché doveva andare avanti Liberazione, come si chiama? Comune Liberazione, esattamente. Per questo. Comunque adesso mandiamo un brano, poi dopo continuerai con questo racconto. Perché... ti rispondo comunque sul discorso paramilitare, perché è importante. Cioè, certo, è no, perché lo scautismo sappiamo dove nasce, no? Quindi sì, nasce da un colonnello che in Sudafrica, Baden Powell, aveva bisogno in un ambiente ostile di costruire di dare elementi di sopravvivenza per sopravvivere insomma, e per combattere i boeri, e questo più o meno, poi vabbè, la storia nasce anche prima, però questa è stata la motivazione per cui certo c'erano anche delle regole militari, perché lui era militare, poi si è stemperato sempre di più ed è sempre diventato sempre più. Sì, vabbè, alcune cose, il fazzolettone, la divisa, alcune cose sono rimaste, ma comunque la disciplina, io che ero uno scavezzacollo, uno cresciuto nella strada, per me è stato importante anche quella, perché altrimenti chissà. No, non metto in dubbio questo, Miro, non sto mettendo in dubbio questo, cioè, però no, sto no, fatto no, la cosa che mi ha colpito è che hanno chiuso questo, mi dice solo per far posto a qualche altra cosa, capito? Quello poi dopo. Certo, ma questa è stata una cosa grave che ha toccato molti giovani. Adesso mandiamo un bel brano di Tony Peterson, sì. He's Now, e poi dopo continuiamo con Miro Cortini. Siete su Radio Saiuz, Pianeta OGTV, e state ascoltando Di cosa stiamo parlando, una trasmissione ideata e condotta da Miro Cortini. Buon ascolto col nostro brano. Little red houses under flint shooting stars. I'm lying still in the back of a moving car. I aim for the moon, land among the bars. I hid the rent away like a buried bone. Into the corner of the house like a drug. All that I leave is all my love. If you take it easy on me, I'll take it easy on you. If you take it easy on me, we'll be easy now. Thank you.
echoes in the night into a madness. And it's all born from chemical sadness. The girls and the boys in the bars all taught me not to trust what I can't allow. They ask the same questions, where are you going now? Their words hit my ears, fall to the ground. If you take it easy on me, I'll take it easy on you. If you take it easy on me, we'll be easy now. Through the haze I'm amazed, I can see a light on. All these days in a maze have been ticking like a time bomb. So I drove all night to come back home, to stay for a day, then get back on the road. Eccoci qua, ritorniamo alla storia di Paolo, traumatizzato dalla chiusura del suo gruppo scout. È il 75, Paolo ha 16 anni, tutto in una volta si vede allontanato dagli amici, che si disperdono un po', alcuni vanno in gruppi, essendo un oratorio, vanno in gruppi tipo i focolarini, c'erano tanti gruppi, oppure entrano nel gruppo direttamente nel gruppo di Don Giussani, di Comune Liberazione, che è tutta un'altra cosa, dallo scautismo, dall'esperienza più anche è un'esperienza più meditativa, più liturgica, quella di Comune Liberazione, mentre invece lo scautismo è più legato anche alla attività, entrare facendo, ecco, è il nostro motto. Questo periodo qui per me è stato un po', ho avuto un momento appunto di piccola depressione personale, e poi ho saputo alcune cose, come è avvenuto, perché, per come, la stima che non è scaduta dei miei capi, che sono poi nella società civile sono diventate tutte brave persone. Uno è un ricercatore all'ospedale di Imola per tumore al seno. Il nostro capo di Paolo è stato due volte sindaco di Rimini, basta, non dico altro. Non erano terroristi, ecco, queste persone avevano semplicemente una loro idea politica, ma non la trasmettevano ai ragazzini, erano ben controllati in questo senso, perché, voglio dire, il ragazzo a 18 anni poi dopo prendeva le sue andando avanti,
metteva l'esperienza scoutistica, c'era l'esperienza dei capi, dei rover, che sono i più adulti, e facevano altre cose, altre attività, ma insomma comunque questo è accaduto. Nella piccola Forlì, io sono di Forlì, è accaduta questa cosa, e quindi mi hanno rubato un po' il futuro, ecco, è una parola grossa dire così. Tre cose che avevo imparato, una su tutte, che nessuno più ricorda: l'alfabeto Morse. Da una collina all'altra ci facevamo le segnalazioni con la torcia di notte, oppure di giorno con le bandiere, per comunicarci, esattamente come facevano gli indiani d'America, con il fumo. Anche con il fumo qualche volta abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti. E quindi io mi ero anche portato dietro mio fratello, quindi mi sentivo responsabile anche di lui, di questa esperienza. Vabbè, insomma, tutto chiuso, finito, con litigate con il frate, che anche litigate piuttosto accese, fino ad arrivare vicino alle mani, perché si trovava un'imposizione. Lui, poveretto, ha nient'altro che ha dovuto, nient'altro, esattamente come una situazione gerarchica. Lui gli hanno imposto sta cosa e ha dovuto appunto metterla in pratica. Poi dopo, poi è rinato il gruppo scout dopo tanti anni, e vabbè, periodi cambiano, politici, queste cose qua. Però Paolo, in questa situazione qui, ha detto no, nel senso, non mi interessa più. Già mi interessava poco l'ambiente liturgico della Chiesa, sentendomi depredato dei miei sogni, delle mie amicizie, di una piccola idea di futuro, insomma, che avevo, che poi magari ci sarei arrivato da solo ad allontanarmi crescendo. Però in questo modo qui è stata l'imposizione che mi ha portato a fare un salto quadruplo, nel senso che, va bene, allora comincio a frequentare i gruppi extraparlamentari, cioè esattamente quello per cui è stato chiuso il mio gruppo scout, perché siamo di sinistra, queste cose qua, allora voglio andare a conoscere la sinistra. Io ho cominciato a frequentare, mi sono avvicinato, poi non è che anche lì ci sono state situazioni, c'era un'ideologizzazione estrema, c'era una situazione, parlavamo prima con Rosario, di tipo militaresco, anche in quei gruppi lì, e come c'era un'organizzazione di tipo militaresco. Io, venendo dal di fuori, da solo, così, per fortuna c'era un vecchio vicino di casa che ha dovuto garantire per me, perché sennò ero considerato un infiltrato, un fascista, e quindi uno pericoloso, uno da tenere lontano, uno da non fare entrare nei gruppi con cui non parlare di cose importanti per quel tempo. La cosa purtroppo con cui cioè il finale di questa storia qui, della storia di Paolo, è che appunto frequentando anche se non direttamente, ma con dei gruppi che non facevano direttamente politica, in questo caso parliamo del gruppo di lotta continua, che tra l'altro si stava sciogliendo in quegli anni lì, nel 76, così. Però io ricordo perfettamente, come fosse adesso e come un incubo, una persona di cui avevo fiducia, che era diventato un amico, l'ho sentito parlare con altri, ormai la nostra organizzazione
lotta continua, non vale più niente, non producono più attività politica valida. Ho parlato con uno di prima linea, sottolineo prima linea, un'organizzazione questa ben paramilitare, nel senso che questi avevano le armi, avevano già fatto qualche attentato, e questo ragazzo con Paolo dicevamo, se vogliamo possiamo riuscire ad avere una pistola. Ecco, a che cosa può portare una situazione politica non gestita, perché il gruppo Scout poteva essere ammorbidito, modificato, ma non distrutto così. Persone magari fragili, come potevo essere io, si trovano da tutt'altra parte, e se non avevano alcuni che valori familiari soprattutto, ma anche quelli che avevano imparato nel gruppo scout, ecco, le armi, cioè, la dialettica politica bene, ma se si comincia a parlare di armi, io mi allontano anche da qui. Infatti non ho più frequentato quel gruppo lì, ho frequentato un altro gruppo che abbiamo costruito noi, era un'associazione culturale che si occupava di alcune tematiche legate alla sinistra, però assolutamente senza con minori ideologizzazioni, soprattutto tenendo lontanissimo da noi tutti quei gruppi. Scusami Miro, ma non è una questione di ideologizzazione, come dici tu, cioè lì è una questione che uno quando usa le armi in un mondo dove esiste bene o male, quello che sia, anche se capitalista, quello che sia, certo, una democrazia che ci dà una parvenza anche di democrazia, dove ci permette di votare, io sono contrario a queste cose, a usare armi, cioè contro qualsiasi diciamo linea ideologica che vale. La linea ideologica violenta, quella violenta non vale, certo, e non certo, paga, non crea, non solo paga, caos, non vale, e non insegna nulla alla gente, perché esatto, l'importante è parlare con la gente e insegnare, far capire alla gente che ci sono determinate cose che possono non andare, no, nella società, però lo devi fare parlando, non usando la violenza. La violenza, certo, lasciamoli agli squadrismi, lasciamoli alla delinquenza, no, ma non ci appartiene, non è un mondo che ci appartiene. E nessuno, tutte quelle persone, diciamo, della sinistra, che per me di sinistra non erano persone violente, una persona violenta per me non ha ideologia, certo, politica. La tua ideologia politica ce l'hai, la porta avanti con la parola, capito, discutendo con la gente e convincendo la gente quello che può essere il tuo pensiero, ma non vai con la pistola in mano a fare un attentato. Per me è delinquenza pura, stop, è chiuso lì. Delinquenza pura, esattamente. Però ecco, questo era solo per sottolineare il rischio, in questo caso io imputo comunque alle organizzazioni legate della Chiesa, che non hanno saputo gestire e hanno imposto una cosa così violenta, questa sì, violenta, perché la violenza purtroppo appare sotto varie forme, e persone fragili come poteva essere Paolo poteva cadere in questa tranello, in questa trappola, e magari ritrovarsi a fare attentati, a fare cose assolutamente lontane da quello che erano ai principi quando ero un ragazzino. Ecco, questa è la storia che vi ho voluto raccontare, che per fortuna Paolo poi ha continuato a fare le sue attività fino ad oggi, e fino ad oggi continua a fare politica in qualche modo, in senso lato, con la comunicazione, con la parola, con il mettersi in gioco. Di che cosa stiamo parlando? Anche arrabbiati, di che cosa stiamo parlando? Cioè, voglio dire,
Parliamo di realtà della nostra società, di quello che accade, che ci accade intorno a noi. Certo, certo, ma parliamo di tutto, parliamo che c'è anche un bel mondiale di calcio che io non ho mai guardato, ma quest'anno sono a casa finalmente con questo VAR, tutti questi ragazzotti che li toccavano e prendevano rigore rimangono fregati. Finalmente la tecnologia che serve a qualcosa, ecco, stato per cambiare proprio completamente il discorso, nel senso che ecco, questa è fare politica anche in questo modo qua, è comunicazione, è quello che fa Radio Sirius, è il progetto vostro, nostro, e la violenza è lontanissima da noi, e i rischi di che un ragazzo possa cadere nella violenza non ci devono essere, non devono accadere mai più. Questo è il mio messaggio di questo lunedì, con questo io vi lascio, al prossimo incontro che sarà fra 15 giorni, spero di poterci essere, di essere a posto anche con il computer, con Skype mi frega, non mi funziona, mi fa dei problemi. Mi ha fatto piacere di sentire Rosario, che da un po' che non ci sentivamo, e con questo io vi abbraccio, vi saluto, e fra 15 giorni spero che questa storia lasci un po' un punto di riflessione sull'educazione dei nostri figli, che è una cosa fondamentale, sulla comunicazione e l'educazione, che sono la base di qualunque politica, della politica più profonda, la politica più profonda e poi alla fine le istituzioni e la storia si costruiscono con una buona comunicazione e un tentativo di educazione equilibrato, laico, il più aperto possibile e il più relativo possibile, cioè nel senso che abbia il principio di relatività e non dei dogmi, perché i dogmi comunque portano a degli irrigidimenti che in alcuni casi appunto possono anche diventare violenza, che è lontanissima da noi. Vi saluto, vi abbraccio, buone vacanze per chi va in vacanza, buon proseguimento di questo scorcio d'estate, un saluto anche a Ugo e a Rosario, e a risentirci presto. Benissimo, caro Miro. Allora termina qui la puntata di oggi. Di cosa stiamo parlando? Vi ricordo che siete su Radio Sirius, e il programma Di cosa stiamo parlando è ideato e condotto da Miro Cortini. È stata una bellissima puntata questa, perché insomma abbiamo parlato di un argomento che molte volte non si affronta mai, quindi sono contento di questo, caro Miro, sono proprio contento. Vi lascio con gli amici, ricordandovi che questa sera alle ore 22 ci sarà l'ultima puntata della stagione di Musica Sommersa, con un programma condotto da Priscilla Marvel, dove si parlerà anche di tante cose, ma di musica, solo di musica in questo caso. Bene, andiamo con la sigla, salutando tutto il condominio di Radio Sirius, oppure come diciamo sempre RST Sirius Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con le nostre trasmissioni.